Siamo in pandemia, giusto? C'è un Covid-19, c'è un coronavirus, giusto? Bene, ci sono ragazze che lavorano in strada. Ma come? Ma come, caro conoscitore italiano? Come, caro Leandro? È impossibile ciò che vai a dire in questo video, caro Leandro. Ma come? No, non ci credo. No, guarda, ti stai sbagliando, caro Leandro. Non è vero. Non è esatto quello che dici. Ti stai sbagliando, caro Leandro, stai dicendo una grande eresia. Ecco, io purtroppo devo manifestare a voi una realtà conclamata ed è una realtà visibile a tutti gli effetti. Adesso io voglio andare a avvicinare il mio telefono cellulare, il mio smartphone, a farvi vedere, a farvi notare che non mi sto, e ripeto, non mi sto assolutamente sbagliando. Prima di farvi vedere l'oggetto di quello che sto parlando, voglio farvi vedere questo bellissimo fiore, questa bellissima pianta. Io non so di che pianta si tratta, però c'è un buonissimo profumo, ragazzi. Io sento un profumo meraviglioso oggi qua nella mia città Roma. E questa pianta mi affascina e non poco, va bene? Ma tralasciando questo particolare, io voglio farvi vedere, e non vi dico cazzate, che c'è l'oggetto di cui vi parlo. Guardate, eccolo qua, ragazzi. Un blister. Questo è un simpatico contenitore che contiene il preservativo. Va bene? Eccolo qua, ragazzi. È della Love Pop. Ripeto, è della Love Pop. Facciamo un bel primo piano. Lo vedete? Lo vedete o no, ragazzi? Io non vi sto mentendo, eh. È stato aperto, immagino, da poco tempo. Ok? Cioè, il profilattico, il preservativo, è stato aperto da poco tempo. Va bene? Ora io dico, sostengo, ma non sono io a dirlo, ma è la realtà dei fatti, no? Che di fatto, de facto, c'è una pandemia. Va bene? Salute, ragazzi, tanta cara salute a voi tutti, fratelli e sorelle carissimi. Ok? Ora c'è una pandemia, giusto? Perfetto, c'è una pandemia. C'è un Covid-19, giusto? C'è un coronavirus, giusto o no? Ragazzi, rispondetemi. Sì, caro Leandro, c'è una pandemia. E beh, che cazzo ci vuoi dire? Allora, per il fatto che c'è una pandemia, le ragazze di strada, le simpatiche ragazze di strada, azzardo a dire le simpaticissime, dolci, amorevoli, affascinanti, intriganti, meravigliose, straordinarie, immense e favolosissime fanciulle di strada dovrebbero, in linea teorica, e ripeto, dovrebbero, in linea teorica, evitare di consumare rapporti perché potrebbero o rimanere contagiate o contagiare loro stessi di questo virus, proprio, e ripeto ancora, proprio i clienti che hanno a che fare con loro. Ma dietro di me un simpatico barbone. Questo barbone, ragazzi, è uno di quelli che va a pulire il vetro. Questo ragazzo, vedete che simpatico, eh? È simpaticissimo, ragazzi. È un ragazzo di una simpatia inaudita, ragazzi. Ha una faccia, quando lo si guarda in faccia, mi capita ogni tanto di guardarlo in faccia, no? Ha una faccia di questo tipo. Ha una simpatia veramente contagiosa. Quando lo guardo mi viene da ridere perché è molto simpatico. Pensate che trascorre 23 ore su 24
a praticamente stare così, con l'espressione. E quando lo guardo, di fatto, de facto, rimango contagiato da quella ironia e da quella grande simpatia di cui effettivamente parlando è dotato. Pensate che ha una simpatia elevatissima, bene, cioè è simpatico a bestia, no? Come direbbe il buon Michael Righini. Ciao Michael, sei un grande, sei bella Michael. Bella Michael, come si dice qui a Roma, no? Bella, bella Leo, bella Leo. Ora, io voglio essere sincero con voi, voglio offrirvi quello che è il mio punto di vista, no? Allora io dico a queste ragazze, ragazze, voi siete, come ha detto il buon Giuseppe Simone tanto tempo fa, su YouTube le ragazze di strada sono patrimonio dell'UNESCO. Concordo con il Giuseppe Simone, concordo con Giuseppe Simone, va bene? Giuseppe, hai pienamente ragione, ok? Però io dico a queste ragazze, ragazze, ma non avete paura? Ma noi lavoriamo con la bocca? Noi lavoriamo con il lato A? Con la bocca, cara mia, senza mascherina, fai un bel ciucciotto, no? Fai un simpatico succhiotto. Non voglio utilizzare un linguaggio volgare. Fai un simpatico succhiottiello, succodiello. Come dicono a Napoli, un succodiello, un simpatico succhiotto, no? Ad un uomo, ad un cliente, bene. Tu non indossi la mascherina, lui neanche, quindi praticamente potresti andare ad avere uno scambio di vapore acqueo. Bene, ora non è che voglio esagerare, però bisogna anche pensare alle conseguenze delle proprie azioni, giusto? Bene. Quindi, riassumendo brevemente, le ragazze di strada, non dico che sono tornate a lavorare, però qualcuna, e ripeto ancora qualcuna, quella più affamata di soldi, di fatto, sembra essere effettivamente tornata, va bene? Tornata a lavorare, tornata ad operare, tornata a divertirsi, o meglio, non a divertirsi, che un uomo potrebbe dire, oh, ambedio, ma se ho visto, quella gli piace, a quella gli piace il sarcisciotto, gli piace. A quella gli piace il sarsisciotto, Alea, hai visto? No, non gli piace il sarsisciotto. A quella non gli piace il sarsisciotto, a quella gli piacciono i soldi. Non è il sarsisciotto tuo che gli piace a quella. Mi seguite? Cioè non è il sarsisciotto che c'è in mezzo alle gambe che a una di strada gli piace. A quella del tuo sarsisciotto non gliene frega nulla. Ok, raga? Cioè a quella del vostro sarsisciotto non gliene importa nulla. Quella vuole i soldi, vuole la pecunia, punto. Ma gli piace, forse gli piace tromba, forse gli piace. No, non gli piace tromba, quella vuole solamente i soldi, punto. Ok, perché ne ha visti talmente tanti che sapete che gli frega quella dei vostri soldi, meno di zero. E non aggiungo altro. Bella raga, vi saluto, vi ringrazio per avermi visto. Oh, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per avere aggiornamenti sui video che vado a fare. E un saluto dal vostro Leandro, conosciuto italiano. Bella.